Buongiorno e ben ritrovati. Vi propongo oggi un secondo piatto a base di pollo gustoso e completo. Si tratta infatti di un petto di pollo cucinato intero ma ripieno e cotto al forno con le patate. Ed ecco tutti gli ingredienti che ci occorreranno per il nostro petto di pollo ripieno. Inizio dalle patate. Ho sbucciato e lavato 500 g di patate rosse. Ora le taglio a spicchi. Le condisco con sale, pepe, qualche ago di rosmarino, olio e le metto in una teglia da forno. Lateralmente. Prendo poi mezzo petto di pollo intero e pratico 4 tagli sul pollo, come se dovessi realizzare 4 tasche. Così. Inizio dalla prima tasca, metto una fetta di formaggio, scegliete quello che preferite, purché sia morbido, io sto usando una provola, e delle fettine di pancetta. Chiudete e passate alla seconda tasca. Di nuovo formaggio e pancetta. Ancora formaggio e pancetta. E poi l'ultimo strato. Ed eccolo il petto di pollo tutto completamente farcito. Ora ho preso circa 50 g di pan grattato. Lo condisco con sale, pepe, olio e rosmarino. Appoggio ora il pollo al centro della teglia. Lo spennello con l'uovo sbattuto. E lo cospargo di pan grattato. Questa è la base del pollo, quella più piccolina. Lo capovolgiamo e facciamo la stessa cosa anche con l'altro lato. Spennelliamo con l'uovo, anche lateralmente. E cospargiamo di pan grattato. E ora in forno a 200 gradi.
Ed eccolo pronto. Il nostro petto di pollo ripieno. Lo appena stiepidire, dopodiché lo taglierò a fette e lo servirò insieme alle patate. Per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo domani.